Siamo stati raggiunti anche dal direttore Renato Grimaldi, che è alla guida della Direzione della Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente, presso la quale opera il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico. È un altro segno di attenzione che apprezziamo e di cui lo ringraziamo. Nella seconda parte il desiderio era di mettere punti di vista diversi da quelli, per certi versi, propriamente istituzionali. Il contributo delle professioni, il tema dei motivi ispiratori della legge e di come si è arrivati a questo risultato, il ruolo proattivo e anche questo proiettato nel futuro di una grande istituzione culturale come il Touring Club, che nasce dal basso, nasce molto tempo fa, il Presidente Iseppi ci ricorderà quando e come, perché è il tema, diciamo, che avevamo introdotto nella prima parte con l'intervento di Cesare Patrone, la vicenda propriamente tecnica e dal punto di vista più esatto tecnico-giuridica del regime di protezione più forte per gli alberi monumentali con la collega Fiammetta Palmieri, che è un magistrato ordinario di cui vi ho già accennato, di grande valore, componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati e consigliere giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri. Prima di dare la parola ai nostri relatori, vorrei cominciare con Roberto Della Seta, se me lo consentite. Volevo introdurre in qualche modo il tema della vicenda parlamentare che prende le mosse poi sfociata nell'adozione della legge, l'ultima della precedente legislatura, che prende le mosse da una personalità eminente della cultura del nostro tempo, e in questo secondo me vi è una circolarità, cioè si torna un po' al motivo ispiratore di quella che potremmo chiamare questa seconda sessione, perché nella vicenda della legge 10 e nella vicenda di questo rilancio delle politiche sugli alberi attraverso questo veicolo ha avuto un ruolo principale per un verso Milano, la città di Milano, e per altro verso la figura di Claudio Abbado. Maestro Claudio Abbado, che nel breve volgere di pochi mesi, prima è stato nominato senatore a vita e poi le sue condizioni di salute lo hanno portato a lasciarci, ma lui è stato protagonista di un episodio che è stato per me, io sono stato il materiale estensore del primo nucleo di questa legge, che è prende le mosse da un disegno di legge dell'allora ministro Prestigiacomo, portata in Consiglio dei Ministri, affidata al Parlamento e che dopo un lungo e travagliato iter, possiamo dire travagliato Roberto perché ci ha avuto dei periodi di stop importanti, è al fine diventata legge. Ma il motivo ispiratore è un episodio legato alla personalità di Claudio Abbado, perché a un certo punto, dopo molti anni di assenza dalla città di Milano, l'allora sindaco gli propone di tornare a dirigere alla Scala. Lui accetta e sostanzialmente il sindaco di Milano gli dice una frase tipo fai tu il prezzo, insomma decidi tu cosa chiederci di fare, e lui dice siccome Milano è una città che io trovo bellissima, io ci faccio il magistrato, a me piace molto, devo essere sincero, però oggettivamente il colore dominante non è propriamente il verde, vero Leopoldo, vero Franco? È un altro. E allora Abbado dice io torno se mi fate la cortesia di piantare 10.000 alberi a Milano. Nasce da qua. Perché io apro il Corriere della Sera, la cronaca di Milano, leggo questa roba, rimango impressionato, pochi mesi dopo arrivo al Ministero dell'Ambiente, mi ricordo di questo episodio e mi viene voglia, diciamo, di fare qualcosa su questo tema, e riesco alla fine a convincere il Ministro e la cosa si mette in moto. Però quella promessa che rimase tradita, perché il sindaco non mantenne l'impegno, addusse motivi tecnici, insomma la cosa non si fece, Abbado sdegnato si tirò indietro, la cosa fece clamore, ci fu un eco sulla carta stampata e sui media per un po' di tempo, e rimase un episodio che in negativo ha segnato, diciamo, il presente della città di Milano, che è rimasta poco verde come allora. Senza adesso voler entrare nel distinguo delle responsabilità delle amministrazioni che si sono succedute, però è un dato di fatto. Consegno quindi a
Roberto Della Seta, sulla scorta di questo episodio in qualche modo rievocativo, di dove il tutto ha preso le mosse, da dove è partito, che è stato uno dei, perché lui è stato uno dei fautori insieme a Ciccio Ferrante, che vedo qui in seconda fila, anche lui in Senato all'epoca, hanno sposato questa causa, sono stati i determinati fautori di questo progetto e gli artefici di questa operazione in Parlamento. Gli lascio la parola perché mi sembra dovuto. Grazie Roberto. Sì, grazie Massimiliano. Ma insomma, due parole per dire naturalmente la soddisfazione che questa legge, che come ricordava Massimiliano Atelli, fu forse, non so se l'ultima proprio, ma insomma, comunque l'ultima approvata nella scorsa legislatura, quasi a camere già sciolte, stia camminando con la definizione e l'emanazione dei decreti attuativi. Come si sa, in Italia spesso il problema dell'applicazione delle leggi sta nel mancato completamento dell'iter legislativo, proprio perché non vengono emanati i decreti attuativi. Insomma, in questo caso, in un tempo tutto sommato breve, perché sono passati insomma un anno e poco più dall'approvazione della legge, abbiamo il decreto attuativo e credo che quindi si possa perfezionare un'idea, un progetto di tutela degli alberi monumentali che io ritengo innovativo. Quando arrivò in Senato a suo tempo un disegno di legge sul verde urbano, noi appunto scegliemmo con Ferrante e con altri di provare a inserirci dentro questa parte, questa norma legata alla tutela degli alberi monumentali, che devo dire è un po' la proiezione del modo in cui io e tanti altri cerchiamo di declinare la difesa dell'ambiente in un paese come l'Italia. L'ambiente certamente è natura, ma non c'è luogo forse come il nostro paese dove l'ambiente porta anche il segno profondo dell'uomo. L'intreccio tra natura e cultura è la caratteristica fondamentale e originale, e direi unica almeno in questa qualità e in queste dimensioni dell'ambiente italiano. Gli alberi monumentali sono indiscutibilmente di questo intreccio uno degli emblemi. Gli alberi monumentali delle nostre città non hanno mai avuto un regime, non hanno mai goduto di un regime di tutela specifico. Questo ha creato molti problemi di tutti i tipi. Naturalmente ha creato un primo problema rispetto alla possibilità di tutelarli, di difenderli, quando magari c'era l'esigenza di tagliarli perché per far posto a cemento, a costruzioni, a strade, a viadotti, a ferrovie, ma crea anche problemi di altro tipo, quasi opposti, perché molto spesso nell'assenza di una norma si tende a considerare qualsiasi albero grande come un albero monumentale. E così non è. Un albero monumentale è un albero che sia per le sue caratteristiche naturali, per l'età, per la eccezionalità del suo profilo, è una rarità, ed è un albero che merita in tanti altri casi di essere tutelato non solo per le sue caratteristiche naturali, ma anche perché ha accompagnato e simboleggiato eventi storici, eventi sociali, è diventato il simbolo di luoghi, è diventato il simbolo di epoche, è diventato il simbolo di grandi momenti della nostra storia. Peraltro gli alberi, nel caso della storia recente, anche se ormai non troppo recente, del Movimento per la Difesa dell'Ambiente, in Italia ha un'importanza particolarmente grande, perché la prima legge di tutela ambientale in Italia fu fatta più di un secolo fa per tutelare la pineta di Ravenna, che in parte in effetti si riuscì, non del tutto, ma in parte si riuscì a sottrarre all'urbanizzazione che allora e all'industrializzazione che allora insomma era muoveva in Italia i primi passi. Quindi insomma è davvero un elemento, quello della tutela degli alberi monumentali, che contiene in sé tanti contenuti simbolici. Del resto basta citare nomi di qualcuno degli alberi monumentali più importanti, più preziosi. Addirittura ci sono alberi monumentali che non esistono
esistono più e che rimangono come simboli di luoghi. La Guercia del Tasso ovviamente è il primo esempio e quello più noto che viene in mente. Io mi auguro che adesso la legge, con la emanazione del decreto attuativo, possa davvero essere applicata fino in fondo. Naturalmente un compito importante spetta alle regioni, spetta agli enti locali, che devono censire gli alberi monumentali. Bisogna che noi romani, per esempio, e i milanesi sappiano quali degli alberi delle loro città, delle nostre città, siano da considerarsi meritevoli di tutela in quanto monumenti, naturali, monumenti storici, persino monumenti morali. In fondo l'esempio degli alberi del Giardino dei Giusti, che è nato in Israele, ma che poi è una esperienza ed è un'idea che si è diffusa in molte parti del mondo, significa che l'albero può rivestire non solo un significato sociale, storico, naturale, ma anche un significato morale. Bene, bisogna che questo censimento venga fatto, che venga fatto in tempi rapidi, per togliere incertezza e perché davvero questo straordinario patrimonio, che per esempio nel caso di Roma vediamo da queste finestre, ecco, a Roma tra gli alberi monumentali che hanno segnato lo sviluppo della nostra città ci sono per esempio proprio quelli delle ville storiche, come Villa Celimontana, come Villa Panfili, come Villa Chigi, come Villa Ada, che c'è stato un tempo in cui minacciavano di scomparire, di essere completamente cancellate da quella che allora era la febbre edilizia. Si è riusciti in molti casi a salvarle, con loro si sono riusciti a salvare decine, centinaia di alberi, tra cui anche molti alberi monumentali. Credo che adesso sia arrivato il momento per prendere atto, per scrivere nero su bianco che questo è un patrimonio specifico che merita un suo trattamento specifico, perché è un patrimonio che ha un valore identitario per il nostro paese, oltre che un valore anche economico, perché insomma vuol dire anche attrattiva per chi viene a visitare le nostre città, che non può più essere lasciato, insomma, una tutela generica. Grazie. Grazie Roberto. Effettivamente, diciamo, ora da 3 giorni è disponibile il set degli indicatori con i quali coloro che ne hanno la responsabilità devono identificare gli alberi monumentali per legge, perché l'articolo 7 della legge presupponeva l'adozione di questo decreto attuativo che fissasse questo set di indicatori. Ora è possibile distinguere ciò che è per legge monumentale da ciò che non lo è, e quindi ha diritto a una protezione rafforzata. E come è emerso nelle parole di molti, non esiste l'equazione grande dimensione o grande vetustà e monumentalità. In realtà anche un albero piccolo e brutto può essere monumentale, proprio perché quel tipo di albero è soprattutto un simbolo. Ci sono poche pagine, non voglio fare uno spot propagandistico, però io le ho trovate bellissime, per cui mi corre l'obbligo di dirlo. Ci sono alcune pagine della relazione annuale al Parlamento che per legge come comitato siamo tenuti a presentare alle Camere ogni anno entro la fine di maggio, scritte da Vittorio Emiliani. Vittorio Emiliani è in questo momento, insieme al sindaco e all'assessore Marino, all'operazione di ripiantumazione dell'alberone. Vittorio Emiliani è uno dei componenti del nostro comitato, ed era al tempo in cui il primo alberone cadde e venne sostituito nel 1986 da un altro leccio appartenente esso pure alla famiglia delle Querce, guidava il messaggero che finanziò l'operazione di ripiantumazione dell'alberone. Lui oggi come allora ha voluto essere presente in rappresentanza del comitato di cui fa parte a questa cerimonia, ma ha scritto delle pagine bellissime sull'albero monumentale all'interno di quella relazione, ricordando per esempio che monumentale è diventato, perché è reso immortale dalle pagine di Via Amicis, l'albero su cui è la piccola vedetta lombarda, che è un albero che ha richiesto un lavoro, oserei dire, di certosina verifica e ricerca dell'esatto esemplare sul quale la piccola vedetta prima fa il suo lavoro e poi paga le conseguenze di questa cosa, e oggettivamente è un pezzo della storia del nostro Risorgimento. Si tratta di un albero che
a dire la verità, non è neanche dal punto di vista ornamentale particolarmente seducente, però è un albero carico di storia, carico di significati simbolici e che oggettivamente, diciamo, fotografa una delle pagine più importanti per tanti versi, anche dal punto di vista motivazionale, della nostra storia recente. Il nostro è un paese giovane, ricordo, ha poco più di 150 anni. Passo a questo punto la parola a un milanese, all'amico Leopoldo Frerì, che è presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, che nella sua doppia veste di milanese e di architetto aggiungerà a questa nostra riflessione comune le considerazioni di ordine strettamente paesaggistico, architettonico, che sono legate a una qualità del vivere urbano che è una qualità del vivere meglio circondati da una natura più vicina, più ricca, più avvertita.